Mancini sceglie Palacio al fianco di Icardi con Shaqiri a ispirarli. Benitez esclude ancora Gabbiadini. Sono Callejon, Amsic e Mertens a supportare Higuain che al settimo lascia sul posto Guarin e impegna Handanovic nella prima di una lunga serie di parate. Sarà un grande duello tra i due. Poi ancora un contropiede del Napoli con Mertens che lancia Higuain. Non vede nessuno in mezzo, allora cerca la soluzione personale. Chiude troppo la battuta con il destro però e non trova la porta il Pipita che non segna da 4 partite in campionato. Scatenato Mertens, lascia sul posto Santon, palla per Amsic che ha tutto il tempo per controllare e esplodere il sinistro. Se la cava in qualche modo Samir Handanovic. Mertens, largo per Amsic, di prima intenzione per Higuain sul filo del fuorigioco, cerca lo scavetto ma lo ha capito Handanovic, resta in piedi e schiaffeggia il pallone. Perplesso Mancini sul lancio in verticale rinviato in qualche modo da Strinic, però c'è un'occasione anche per la sua Inter. Palacio acchitta per Brozovic che cerca il sinistro a giro, non va distante dall'incrocio dei pali il croato. Grande contropiede del Napoli, numero di Amsic, palla per Mertens che alza la testa, cross sul secondo palo, scarabocchia un Picasso Gonzalo Higuain e il Napoli non trova il gol del vantaggio. Potrebbe trovarlo poco dopo perché Juan Jesus impazzisce e passa il pallone direttamente al Pipita, destro senza pensarci troppo su. Handanovic respinge come può, nella ripresa corre ai ripari Mancini invertendo gli esterni difensivi. D'Ambrosio passa a destra, Santon a sinistra, subito preso in mezzo però tra Caglione e Enrique che fa partire il cross sul quale in mezzo ai centrali difensivi dell'Inter spunta Marek Hamsik. Gol dell'1-0, è il gol numero 8 in stagione, quarto in campionato, 74esimo in Serie A per Marek Hamsik e il Napoli è in vantaggio. La reazione dell'Inter con Shaqiri, bel cross sul secondo palo, Icardi che pettina il pallone di testa, lo manda a un palmo dal palo. Il Napoli però adesso ha molte opportunità per il raddoppio con l'Inter ancora più sbilanciata di prima. Amsic per Higuain, un colpo da biliardo per il Pipita che alla fine vince il duello personale con Handanovic. Torna al gol come non gli riusciva in campionato da un mese e mezzo. Gli ultimi erano quelli che avevano regalato la vittoria contro il Genoa il 26 gennaio. E siamo 2-0, sembra fatta per il Napoli, ma Santon lascia lì Callejon, pallone deviato dal gol. Shaqiri trova l'opposizione di Hernández, poi Guarin lucidamente per Palacio con grande freddezza al Trenza, controlla e mette dentro restituendo qualche speranza all'Inter. Siamo nel finale al minuto 72, Palacio che mette a sedere 3 giocatori dal Napoli e trova lo spiraglio per far passare il pallone. Poi sulla verticalizzazione di Guarin, ingenuo Enrique che trattiene così Palacio per Rocchi. C'è cartellino giallo e rosso perché Enrique è già ammonito, soprattutto c'è calcio di rigore e l'Inter ha l'opportunità di riacciuffare per i capelli una partita che sembrava ormai persa. Il cucchiaio di Maurito Icardi per il 2-2, Icardi che va a segno per la 15ª volta in campionato, la 20ª stagionale, finisce 2-2. L'orgoglio dell'Inter frena le ambizioni del Napoli che cestina l'ennesima occasione di avvicinarsi alla Roma.